Questo programma è offerto da TAM, semola rimacinata, filetti di tonno Nostromo, l'Arcangelo panificio in Monte Sant'Angelo, vino nero di Troia San Michele, prosciutto crudo di Parma Nuova Boschi, petto di tacchino al forno in nazionale Eurocotti, mortadella vecchia Emilia Citterio. Valide dal 26 aprile al 7 maggio. Maionese Kraft 250 ml 85 centesimi. Ferrero Nutella da 825 grammi a 4,39 €. Latte parzialmente scremato Parmalat a 68 centesimi. Croissant di Vella farciti a 1,09 €. Acqua Sveva 6 bottiglie da 1,26 centesimi. Succhi Valfrutta 200 ml per 3 a 0,89 centesimi. Sole Piatti a 79 centesimi. Ace Candeggina Classica 4 litri a 1,79 €. General Lavatrice 21 lavaggi a 1,99 €. Certosa Galbani 80 grammi per 2 a 1,19 €. Sottilette classiche Kraft a 1,19 €. Danone Activia 125 grammi per 4 a 1,98 €. Valle degli Orti Minestrone Classico 450 grammi a 99 centesimi. Otto Ringo San Montana a 1,99 €. Olio extravergine di oliva a 3,79 €. Pomodori pelati De Santis 800 grammi a 48 centesimi. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal 1956 il nostro prosciutto cotto ha un gusto e profumo inconfondibili. Da sempre senza polifosfati aggiunti, glutine e proteine del latte. Ferrarini, c'è più gusto a mangiare sano. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Tempo libero, San Giovanni Rotondo, Borgo in Sagra, degustazioni tipiche, artisti e musica, lifestyle, paese che vai, usanze che trovi, il bon ton a tavola, nutrizione, confronto delle diete, vari tipi di regimi nutrizionali, cucina, spaghetti con fave fresche, pancetta e pomodori secchi e i più gossip, news e attualità, tutto sui tuoi programmi TV preferiti. Tutto questo ed altro ancora su Convi Magazine. No, stavo dicendo. No, signora, con questo ombrello lei è uguale a Mary Poppins. No, se la capito, ricorda Mary Poppins? No, com'era la canzone di Mary Poppins? Basta un po'. Non è una allora, alzi l'ombrello. Devo aprire un altro. Apra l'ombrello. Ma sì, no, che sfida. Allora, non fa niente. Allora,
Basta un poco di zucchero e la pillola. Mangio. Niente. Però non mi piaceva. Lo so. A prescindere. Te posso regalare un bicchiere? Ma certo. Oh, va bene questo colore? Vuole il colore della mia casa. Ma fantastico. Davvero? Che colore è? Un marrone. Tutto ciliegio. Attenzione, attenzione. Euro. No, perché noi lo chiamiamo Cacharel questo. Sì, questi sono firmati da Cacharel, attenzione. Grazie. Ma si figuri. È stato buono venire stamattina. Ci fa piacere, ci fa piacere. Cucina in questo giorno di pioggia. Oggi veramente cercavo una casa dove andare a mangiare. Avevo pensato di andare a casa di mia suocera a mangiare. Ecco. Pure noi. Non avevo proprio voglia di cucinare. Sa cucinare sua suocera? Tantissimo. Allora veniamo pure noi. Cioè, abbiamo trovato la casa. Cioè, tutta questa trasmissione era fatta solo per andare a mangiare da qualche parte. Grazie, no? Grazie. Oh, ok. Beh. C'è una signora che ci guardava, secondo me ambisce al Cacharel. Sì, secondo me, io non vorrei dire. Buongiorno. No, ti vogliamo regalare un bicchiere. Come? E me un bicchiere. Ormai ci sta, ormai ci sta. Un bicchiere solamente. Cioè, ma che meraviglia di bicchieri stiamo regalando. Immagina un po' che noi dobbiamo darle tutte e cinque prima o poi. Abbiamo il Cacharel, ti piace il Cacharel? Bello! Il Cacharel è meritatissimo. Questo è sponsorizzato proprio da Ferrarini, ma prodotto da Cacharel. Ah, è mio? Sì, a forza. Cioè, non è che potevamo tenercelo noi, cioè, stiamo cercando di piazzarlo a qualcuno da tre giorni. Vuole salutare qualcuno? Tutti, parenti. Vuole salutare qualcuno? Lui sta sempre con me. Come si chiamerà? Non si sa. Stiamo pensando. Ma maschietto o femminuccia? Il quarto, quindi il quarto nome è fatto. Dico, però ci abbiamo molto, che arrivo, eh? Maschio, lo so. No, scusatemi, visto che... ciao, sto facendo la trasmissione, tu mi stai chiamando. Ciao, caro. E lo so, ma Carmine ha detto che la batteria non funzionava. Ciao. Pronostico per la partita, sì. No, non me lo chiedo. È bellissima questa cosa. Chiamano, vedono che rifiuto la chiamata e richiamano. Che succede? Chi è? Sì, era Gitto. Gitto, ogni volta che c'è la sfida ai fornelli, ogni volta che c'è pane quotidiano, lui deve chiamare. Ma questa signora si è girata e noi l'andiamo a rincorrere. Signora, buongiorno. No, e lei si è girata, non è giusto. Le vogliamo regalare un bicchiere. Perché? Perché fugge? Perché fugge? Abbiamo due blu e uno verde. Non fugga, ormai è braccato, non c'ho vergogna io. Il bicchiere dobbiamo darti, vedi? Deve soltanto scegliere un colore. Blu. Come mai? C'è una canzone che le ricorda il colore blu? Blu, dipinto di blu. Bella. Allora, piano piano, insieme. Volare. Si muova. Cantare, Foggia, tu sei per me la cosa più bella che c'è. Bella. Oh, bravi. Come si chiama lei? Enza. Cioè, si vergognava a cantare. Sì. Enza, che cosa hai fatto? Enza, perché sei morta? Enza, sei fresca. Enza, che ne pensi dell'assenteismo in generale? Che ne pensa Enza dell'assenteismo? Che loro sono fortunati ad avere un lavoro, però non... Hai capito? Non lavoro ce l'ha? No. Ecco, vorrebbe andare al posto... Pure, se ci stanno tre posti, ce ne andiamo tutti e tre. Che è successo? Quattro posti. Ha detto uno a fare i biglietti per 10 persone, ha detto per 10 persone fai i biglietti. Come ha detto qui, l'altro team di cartellino, per 10 cristiani, i biglietti esatto, li posso fare. Giusto, giustamente. Ma come dobbiamo fare? Qualcuno, Enza? Saluto tutta la mia famiglia. Oh, composta da... Nell'ordine. Mio padre è Lello. Lello. Mia madre è Tonia. Mio marito Domenico. Mia sorella. Mio nipote e mio cognato. Olè. Quanti siete? 58. La squadra calcette. No. Chi gioca centravanti? Nessuno. Cioè manca il centravanti. Gli è Mello se vuole può fare. Che è passettone no. Oggi? Sì. No, visto che ha al sugo però col pomodoro, non bianco. No, come la fai tu? Diciamo che pasta metti? Gli spaghetti. Gli spaghetti. No, scusate. Pescato a canna. Che non lo sai, questo è un pesce... Al libanese l'hanno pescato.
a Piazza Limanese. Questo è un pesce praticamente che sta un po', è vero che quando lo fai sta un po' confuso, è vero? Cioè come sta, l'unico pesce che dice giovane, mi dà una cartina. Hai mai fatto una canna? No. Me, quella volta dietro a Piazza Limanese, Enza, diciamo le cose. La sigaretta? Sì, la sigaretta sì. La sigaretta è uguale alla canna. Beh, insomma. Come allora, la sala differenza. Quello vogliamo capire. Perché gli effetti sono gli stessi. La sala differenza. Me. Da comunque. Posso arrivare a fare la spesa? Sì, vabbè. Saluta. Buona giornata. Arrivederci, buongiorno. Arrivederci da Enza. Forza Foggia, Enza. Sempre. Sultato, sempre. Bravo. Sultato. Per domenica, no, Pescara Manzia, meglio lasciare a Pescara? Così. A Pescara? Pescara Manzia. Pescara, avevo capito, a Pescara sta mia zia. Manzia contro Pescara, va bene, buona giornata. Vabbè, buona giornata, Enza. Ah, tu devi stare qua, ma ci dimmi noi allora. Ciao, allora, andiamo Enza, noi, ciao. Continuo a comprare la canna, il pesce, la canna. Alle due e mezza. Eccola, sì. La mezza sopreno. Buongiorno signora, buongiorno. Ciao, tutto a posto? Che? No, gli vogliamo regalare un bicchiere. Eccolo qua, può scegliere lei il colore. Mezzo sopreno. Perché hai fatto questi regali? Ma per piacere all'allenatore sono io, fatemi stare. Beh, facciamo questo regalo perché per compiacere i clienti del supermercato Combi non si paga niente, non chiediamo poi l'indirizzo, il PDR, il poi. Ma dammi un bicchiere. Beh, un bicchiere va bene. Lei di dov'è, signora? Sono di Candela. Di Candela. Sì, Candela. Na, 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 na. Oh, il pranzo è pronto, è vero, ma diceva. Lei canta? No. Ci ricorda una mezzo soprano? La suocera di Nino Banfi nel film La donna nel pallone, se lo ricorda? I figli miei, mi è morta mia figlia, mio marito. Appunto, sì, facciamoci una risata, tanto la vita è sempre così. Dica, il pranzo è pronto. Il pranzo è pronto. Perfetto. Oh, vabbè, okay. Grazie signora, ha vinto buona questo giornata. Simpatico bicchiere, ne è rimasto uno solo. Non preoccupate signora, i guai passano. Quello che mi telefona sempre, cioè, ma no, scusa, intervistiamo. Eccolo perché qua. Perché mi intervisti? Perché mi telefoni ogni volta che sono al telefono? Sapevo che finivi presto. Per vedere se mette la vibrazione. Poi ora ti spiego una cosa, quando uno poi rifiuta la chiamata, non si richiama. Io lo vedo ogni tanto che fa così. Tu li vibra. Io solo per questa cosa regalerei a Gitto. No, la verità è che Piero mi dice chiamami perché mi piace quando metto la vibrazione. Sì, è vero. Ma noi lo sappiamo. Infatti, il telefono ce l'ho. Sì, prego, Enza. Ti voglio presentare Gitto. Enza, presentare. Lui è un regista famoso. Molto, molto bravo. Puoi trovare insomma una parte nel film per Enza? No, l'ho fatto. Beh, Enza, sta girando un nuovo. No. Sta girando un film horror. No, proprio horror. Vabbè, ma tu devi fare il protagonista principale. La bambola di cera. Facciamo il provino, fai una faccia da bambola di cera. Devo andare! Vabbè, tanto sta. La bambola fai di una cera. Faccia da bambola di cera. Non la so fare. Ferma. Uguale. È stata presa, Enza, poi prendiamo l'anno prossimo. Il prossimo io regalerei simbolicamente un bicchiere. Ho paura di voi che state. Ecco, a Francesco Gitto, perché è utilissimo. Francesco, grazie. Lo userai nel Prenderò quando uscirà il film. Quindi tra 10 anni, vabbù. Perfetto, cioè, quindi. No, le cose si fanno con calma per farle riuscire bene. Sì, esatto. È vero. Esatto. O si fanno o non si fanno. Cioè, esatto. No, si fanno e si devono fare bene. Quando ci vuole un po' più di tempo, ce lo prendiamo. Sì, le cose, se le devi ce lo sapere, prendiamo, salve. Tienitelo per te, insomma. Esatto. Ce lo prendiamo, sono problemi le tuoi. Saliamo, ecco, capito? Se le devi sapere, sì. Salve, perché sennò non le saliamo assolutamente. No, si fanno, anche al libanese, sì. Si fanno parecchio. A proposito, mo dobbiamo muoverci, che la mia fa un biglietto tu Foggia. Sì, no, scusateci, finiamo un po' prima, perché sennò non riusciamo. Sì. Forza Foggia, tutti allo stadio domenica voi sera. Voi pensate che noi non lo paghiamo il biglietto, invece ora dobbiamo andare a Cocozza a fare i biglietti pure a pagarlo, perfetto. Vabbè, ci vediamo domani. Ciao. Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti.
mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Dietro delle tagliatelle così ci sono sempre delle ottime uova fresche di galline ovaiole libere di razzolare a terra e che si alimentano con cereali di qualità fin da pulcini. Dietro il sapore di ogni piatto c'è tutto il sapore delle naturelle, vere uova italiane. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Convi. La differenza in evidenza. Sbaglia il regolo.